questo quadro che ricorda appunto la Natività, che è il segno di quest'anno, di questo Natale degli sportivi. Innanzitutto l'US Crusone, Sci Club 13, Gruppo Sportivo Fiorine, Ski & Fun, Pool Società Atletica, Polisportivo Oratorio. Ecco, non so se ci sono altre associazioni. Chiedo anche, non so se c'è qualcuno dell'Avis, perché poi uscendo l'Avis non è un'associazione sportiva, ma ci accompagna spesso nelle manifestazioni sportive e anche questa sera all'uscita della chiesa ci darà un tè caldo. Anche quest'anno si è svolta con tanta gente e tanti sportivi la manifestazione del Natale dello sportivo. Ormai siamo giunti alla nona edizione e ci pare bello questo momento insieme, le diverse associazioni che si trovano per scambiarsi gli auguri. Lo facciamo da cristiani perché il Natale non è una festa pagana, ma è la festa che ricorda la nascita di Gesù e quindi l'augurio che ci siamo scambiati lo facciamo dentro l'Eucarestia, perché l'augurio più bello è quello di imparare a vivere secondo lo stile del Vangelo, ad accogliere quello che ci chiede il Signore. Questa sera in maniera particolare abbiamo voluto ricordare i poveri, ricordare quelli che stanno soffrendo e particolarissimamente una sportiva, un'atleta come Yara, che è quella ragazza di Brembate che è scomparsa. Allora ci sembrava bello in maniera particolare pregare per lei. Al termine della messa poi ci siamo scambiati tutti gli auguri e ringrazio anche l'Avis che ci ha dato modo così di festeggiare anche un po' in maniera da amici sotto i portici della nostra basilica con un tè caldo e un po' di panettone. Alla prossima edizione, buon Natale a tutti!